Il 2020 volge al termine, è stato un anno di restrizioni e disagi, funestato dalla pandemia che ha portato nelle città silenzio, paura, solitudine e crisi in tutte le attività. Uno dei settori più colpiti è stato sicuramente quello degli spettacoli e della cultura. Tanti artisti hanno reagito inventando un nuovo modo di comunicare e grazie anche alle nuove tecnologie. A Cosenza il teatro di tradizione Alfonso Rendano ha accolto l'iniziativa dell'Associazione Culturale Polimnia dal titolo Concerto di Capodanno. Questo concerto sarà un racconto delle opere, un racconto tra musica e parole. Non ci sarà il consueto brindisi che conclude di solito i concerti di Capodanno. Abbiamo pensato che non era il momento giusto. Terminerà con un brano di speranza. Abbiamo in cantiere tante attività, tanti progetti e siamo pronti appunto a riprendere la programmazione interrotta per le attività previste per il restauro del sipario storico del nostro bellissimo teatro. Il concerto è stato patrocinato dall'amministrazione comunale che ha voluto dare anche attraverso la musica un segnale forte di speranza ed un augurio di rinascita. Abbiamo voluto confermare anche quest'anno il concerto di Capodanno nel Teatro Rendano perché vogliamo dare un segnale. Lo abbiamo fatto anche nella città allestendo gli spazi liberi con luci artistiche, con luminarie, con questa idea che ci ha sempre accompagnato della bellezza. Io ringrazio Luigia Pastore, ringrazio i musicisti che hanno voluto offrire ai cittadini di Cosenza questa opportunità del concerto di Capodanno, e quindi è un segno anche di augurio per quest'anno che verrà, che deve essere un anno di normalità, ma anche un anno dove noi offriamo il meglio che possiamo, perché le città vivono con le migliori aspirazioni degli uomini, dei giovani, e quindi si trasformano e diventano belle città se sono belle anche le persone che vivono nelle città. E noi vogliamo dare un messaggio positivo alle persone, ai cittadini e soprattutto ai giovani. Il concerto di Capodanno sarà trasmesso da Ten il 1° gennaio alle ore 20:30.